Ciao a tutti, la nostra prima posizione prima di testa è Uttanasana e la faremo in modo molto comodo e confortevole con l'aiuto di una sedia. Ci sediamo, inspiriamo e con l'espiro lentamente immaginiamo di srotolarci verso il basso, scivoliamo, 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 scivoliamo e ci abbandoniamo completamente. La schiena è rilassata. Le braccia rilassate, mani rilassate, ma soprattutto sentiamo il collo libero dal peso della testa e il sangue fluire lentamente verso la testa. Possiamo mantenere gli occhi aperti o chiusi e lentamente respirare. Ad ogni espiro abbandoniamoci in avanti. Sentiamo l'allungamento del collo, della schiena. Lasciamoci andare. Possiamo stare nella posizione un minuto e poi lentamente, inspiro ed espirando, srotoliamo come abbiamo fatto per scendere. Partiamo dalla parte bassa della schiena e lentamente ci riportiamo su. L'ultima cosa a salire è la testa. Rimaniamo qualche istante aspettando che la circolazione si ristabilizzi. Dopodiché, quando siamo in grado, ci alziamo in piedi e siamo pronti per la seconda posizione. Prenderemo dei cuscini che ci aiuteranno. Ne metteremo uno sotto il sedere e gli altri invece li utilizzeremo più tardi. Ci sediamo sul cuscino, andando in avanti, portando gli ischi verso l'alto. Sentiamo come se il nostro corpo già è propenso a scivolare. Mettiamo sulle nostre gambe dei cuscini, l'altezza la deciderete voi, fino a riuscire ad arrivare ad appoggiare la nostra fronte comodamente sul cuscino più alto. È un totale abbandono del collo, della testa, lasciamo andare le braccia, rilassiamo i piedi e lentamente respiriamo con gli occhi chiusi, percependo il contatto della fronte sul cuscino. Rimaniamo anche in questa posizione il tempo necessario, finché il vostro corpo ve lo permette. Se è troppo intensa, potete anche leggermente piegare le gambe, senza problemi. Per tornare su, inspiriamo e con l'espiro piano piano ritorniamo in posizione seduta. La terza asana si chiama l'aratro ed è una posizione ribaltata all'indietro. Useremo sempre i nostri cuscini che ci aiuteranno a farla in modo dolce e non traumatico per il nostro collo. Mettiamo due o tre cuscini in base a quanto voi siete bravi. Ci sediamo sopra. Stendiamo le gambe, inspiro, con l'espiro lentamente scendo indietro fino ad appoggiarmi a terra. Piego le gambe, le porto verso l'alto e poi indietro. I cuscini mi sostengono, mi aiutano a fare questa ribaltata in modo sicuro. Posso piegare le ginocchia per rilassare di più la posizione e mantenere le gambe in questo modo sollevate. Il collo è comodo, la testa rilassata, le braccia rilassate. Chiudete gli occhi e respirate lentamente, mantenendo la posizione, anche in questo caso, per un minuto, per 2 minuti, fino a che vi risulta comoda. Per uscire dalla posizione, piegate le gambe e lentamente ruotate di lato e vi rimettete seduti. I cuscini ci servono anche per l'ultima. Li posizioniamo in modo tale da creare uno strato morbido sul quale ci sdraieremo. Andiamo a portarci sui cuscini, facendo attenzione a lasciare che siano soltanto le braccia e il collo a
cadere sul tappetino a terra. Il resto del corpo è sollevato sui cuscini. In questo modo abbiamo un cuore più alto della testa, che ha un effetto rilassante. Sentiremo ancora il sangue fluire dolcemente verso la testa, alleviando i dolori. Questa posizione è molto rilassante e se non vi crea in nessun modo disturbo, potete mantenerla anche per 3 minuti, con gli occhi chiusi e con un respiro lento e profondo. Quando avete deciso di uscire dalla posizione, lo farete in modo molto lento, girandovi su un lato. Spero che queste asana vi siano piaciute e che vi possano essere d'aiuto. Vi ringrazio e vi do appuntamento al nostro prossimo articolo. Ciao a tutti!